SMN Sport. A sanmarinonotizia.com con Giovanni Marchiorello, il giocatore di polo e anche padre di due delle giocatrici che sono in finale, Costanza e Vittoria. Come ha visto questa manifestazione? Vi siete divertiti? Come è andata? Sì, ci siamo divertiti molto, una manifestazione simpatica, molto ben organizzata. Evidentemente le condizioni un po' del campo e del vento sono tali da condizionare spesso la partita, però è comunque molto divertente, tutto molto bello e molto ben organizzato. Voi che giocate a polo, vedere i cavalli insomma giocare sulla sabbia, che differenze ci sono? Beh, è un gioco sulla sabbia, è un gioco un po' più maschio, un po' più sull'uomo, bisogna giocare un po' senza la palla a volte proprio per liberare il proprio compagno. È un gioco più lento, sull'erba è più veloce, dunque forse un po' più spettacolare, però il vantaggio della sabbia è che le dimensioni contenute del campo permettono una visione più ravvicinata rispetto al campo grande d'erba, per cui è forse più spettacolare la sabbia da questo punto di vista, però i principi del polo sono quelli, si tratta di mettere la palla dentro la porta dell'avversario e farlo più degli avversari. Questo polo on the beach è stato così studiato anche per avvicinare un po' uno sport, una disciplina che magari pare d'elite alla gente, insomma, lei è d'accordo? L'immagine che se ne ha del polo sicuramente è un'immagine di sport molto molto elitario, in realtà il polo è uno sport che può essere fatto tranquillamente da chiunque abbia, evidentemente sì, l'aspetto economico ha una sua importanza, ma non diversamente da molti altri sport, ed è molto molto adrenalinico, molto intenso, molto forte da un punto di vista sia fisico che psicologico. Credo che queste siano manifestazioni che avvicinano molto la gente, almeno al mondo della conoscenza, al mondo del cavallo e anche eventualmente del polo. Un'ultima cosa, due figlie femmine che giocano a polo. La realtà è che hanno avuto il papà, che sono io, che ha iniziato a giocare da vecchio, loro erano bambine e hanno iniziato a giocare da giovani e adesso si trovano più che adolescenti a saper stare sul cavallo e aver preso la passione per questo meraviglioso sport. Quindi sono più che mai uno sport per tutti? Direi proprio di sì, tanto per i maschi quanto per le femmine, si tratta di dedicare un po' di tempo, un po' di esercizio come in tutte le altre discipline. Ringraziamo Giovanni Marchiorello. Grazie infinite, grazie a voi. SMN Sport. A San Marino Notizie con Salvatore Costa Pasqualino, main sponsor di questa terza edizione della Polo Cup in the Beach, una manifestazione riuscitissima visto il tanto pubblico che si vede oggi. Una bella manifestazione di sport, spettacolo e soprattutto per avvicinare il polo, uno sport che è considerato elitario, a tutti, e quindi godersi uno spettacolo in riva al mare. Siete soddisfatti? Sì, siamo molto soddisfatti, speriamo addirittura di fare un salto avanti, di trovare formule ancora migliori per poter esportare questa bellissima manifestazione riminese anche fuori da Rimini. Cavalli in spiaggia, una cosa unica in Europa? Una cosa unica in Europa, è una cosa che attrae sempre di più pubblico pronto in qualche modo a essere coinvolto in manifestazioni che vadano un po' fuori dal solito seminario. Quindi ce l'assicura, il polo non è una manifestazione, è uno sport per pochi? No, assolutamente, il polo non è uno sport per pochi, il polo è uno sport affascinante che avvicina tutti e che può far divertire tutti.